Registrato. Quindi prima introdurrò una categoria degli insiemi finiti e presenterò quello che si sa sulla teoria della rappresentazione di questa categoria. Poi darò un'introduzione sugli spazi di configurazione di punti ordinati e specializzerò il tutto nel caso in cui la manifold di base sia una curva ellittica, cioè S1 per S1, topologicamente. E quindi parlerò di un modello algebrico con cui si può computare la coomologia e che informazioni riusciamo a ottenere in quel caso. Allora, il setting di base, quindi introduco una categoria in cui gli oggetti sono gli insiemi finiti 1n. Quindi per ogni n c'è un oggetto che è questo qua. E i morfismi fra due di questi oggetti sono semplicemente tutte le possibili mappe fra di essi. Questa categoria la chiamerò F. Quindi una rappresentazione di questa categoria F non è nient'altro che un funtore dalla categoria negli spazi vettoriali. Noi richiederemo di dimensione finita. Non è troppo importante, cioè in altri termini è una collezione di spazi vettoriali Vn per ogni naturale e per ogni applicazione lineare F da n ad m, un'applicazione lineare che chiamerò F lower star tra i corrispondenti spazi vettoriali, tale che ovviamente si comporti bene per composizione. Quindi questa è sostanzialmente la richiesta. È che mandi l'identità dell'oggetto n nell'identità, nell'isomorfismo lineare identità. Quindi questa è la classica definizione di rappresentazione. Il primo esempio di rappresentazione, abbastanza stupido però per far capire come funzionano le cose, è sull'oggetto 0. Definiamo Q e su tutti gli altri oggetti prendiamo spazio vettoriale nullo. Allora, tutte le mappe saranno le mappe nulle perché andranno da o la partenza o l'arrivo sarà zero e questa è una rappresentazione perché non abbiamo mappe insieme con n elementi nell'insieme vuoto. E quindi, come dire, la condizione di compatibilità è trivialmente soddisfatta. E come vedete, le dimensioni sono 1 e tutti zeri. Questa rappresentazione la chiamiamo D0. La prima cosa che uno vuole fare quando studia le rappresentazioni di un oggetto così complicato è ricondurle a qualcosa di già noto, di più semplice. E quindi la prima osservazione chiave è che fissato un intero n, intero positivo, lo spazio vettoriale Vn è una rappresentazione del gruppo simmetrico. Come? Il gruppo simmetrico lo vedo come il gruppo delle bigiezioni da n in n. E quindi su queste mappe ho definito come un automorfismo di Vn in Vn. E la composizione nel gruppo coincide con la composizione di funzioni. Quindi questo fornisce da una rappresentazione della nostra categoria F una rappresentazione del gruppo simmetrico. Quindi vorrei ricordare un attimo un teorema di dualità fra rappresentazioni, cioè dato uno spazio vettoriale di dimensione finita, consideriamo GL di quello spazio vettoriale e il gruppo simmetrico. Considerando il prodotto tensore di V con se stesso n volte, questo ha una struttura diagonale dell'azione di GLV e un'azione del gruppo simmetrico che permuta i fattori. È noto che questo qui si decompone come somma su tutte le partizioni del numero n. Di cardinali,
in al più dimensione di v doppio blocchi di quello che chiameremo funtore di Schur applicato a v doppio, tensor, la rappresentazione del gruppo simmetrico irriducibile associata alla partizione lambda. Quindi questo è il teorema di Schur-Weil. Cos'è una partizione di n? È semplicemente una collezione di numeri interi positivi tali che la loro somma sia n e li ordiniamo in maniera decrescente. Sostanzialmente questa decomposizione è ottenuta da questo oggetto moltiplicando per l'idempotente associato a lambda. Comunque, questi funtori di Schur esistono, hanno questa proprietà, per esempio nel caso n uguale a 2, se A che W doppio tensor W doppio si decompone come la parte simmetrica e la parte antisimmetrica. S2 è associato alla partizione del numero 2 composta da un unico blocco 2, mentre lambda 2 di W doppio è associato alla partizione del numero 2 1 1. Quindi diciamo che questa formula qua sopra generalizza questa decomposizione ai prototensore di n volte lo spazio W doppio. E quindi uno può costruire delle rappresentazioni nella nostra categoria F usando questi funtori di Schur. E l'idea è fatta che a ogni oggetto n possiamo associare lo spazio vettoriale Q alla n, che è uno spazio vettoriale onestissimo, e poi applicare il funtore di Schur S lambda. Questi sono gli oggetti. Dato una mappa fra due oggetti n ed m, possiamo indurre in maniera ovvia una mappa fra Q alla n e Q alla m, agendo sulla base canonica tramite l'azione sugli indici, sostanzialmente, e S lambda, essendo un funtore, agisce anche sulle funzioni e induce una mappa da P lambda di n a P lambda di m. Quindi questa è una rappresentazione ben definita della categoria F. La dimensione di questo spazio vettoriale è nota e è legata ai polinomi di Schur. In particolare è il polinomio di Schur associato alla partizione lambda valutato in 1, 1, 1 n volte. Questa, cioè, soltanto per dire che le dimensioni si conoscono. Facciamo un esempio di queste rappresentazioni. Uno può considerare Q alla n e il suo complesso di Kozul, che è dato da Q, Q alla n, lambda 2 di Q alla n e così via. Per come è definita la partizione Pn, se uno riassembla tutto questo al variare di n, ottiene i morfismi di rappresentazioni da P0 a P1, così. Ottiene un complesso di questo tipo, infinito a sinistra, ovviamente. Quindi abbiamo le prime rappresentazioni che chiameremo proiettive di Schur e un esempio di morfismi tra di esse. Quando uno ha un morfismo fra due rappresentazioni, la prima cosa che può... e questa successione, essendo il complesso di Kozul esatto, è una successione esatta di rappresentazioni. Può considerare il kernel di una qualsiasi mappa. E quindi la rappresentazione di K la definiamo come il kernel, che coincide col co-kernel della mappa a fianco, subito quella più a sinistra. Queste rappresentazioni di K sugli oggetti sono ben note, nel senso è semplicemente la rappresentazione del gruppo simmetrico associato alla partizione n-k più 1, 1 alla k meno 1, quindi è a uncino questa
rappresentazione, e la dimensione è binomiale, quindi anche di questo sappiamo quasi tutto, tutto direi, di K. E quindi vi faccio un esempio di queste di K. Uno può considerare la sequenza esatta e corta di 2 va in P1 che va in D1, cioè ho preso il kernel e l'immagine della mappa da P1 a P0. Quindi questa è una sequenza esatta corta e sugli oggetti si traduce in quest'altra sequenza. Abbiamo Q alla N con il sottospazio V generato da EI-EJ. Questo è isomorfo a Q alla N-1 e il quoziente è Q, ovviamente. Quindi questa è una su ogni oggetto N sappiamo esattamente cosa fa. D1 è la rappresentazione con a ogni N associa Q e a ogni mappa associa sostanzialmente un isomorfismo. Qual è il problema? Che questa sequenza esatta corta non spezza, cioè non esiste nessuna mappa da D1 in P1 che commuti con tutte le F mappe fra insiemi. L'esempio si può fare prendendo I1 e I2, le inclusioni di 1 in 2, la prima che manda 1 in 1, la seconda che manda 1 in 2, e si può far vedere che questa ritrazione non esiste da D1 in P1, perché altrimenti E1 sarebbe uguale a E2 sull'oggetto 2, ma così non è, dove E1 e 2 sono i vettori a base canonica di Q2. E quindi la prima osservazione è che questa categoria di rappresentazioni non è semisemplice, cioè non tutte le sequenze esatte e corte spezzano. Introduciamo un altro tipo di rappresentazione chiamato C lambda. Data lambda una partizione di K, supponiamo lambda che il primo blocco abbia almeno un elemento, non è importante, ma giusto perché poi ci serviranno soltanto queste. Allora possiamo definire C lambda di n uguale a 0 per tutti gli n troppo piccoli, quindi minori di K. Mentre per tutti quelli maggiori, cioè per n uguale a k, sarà nient'altro che la rappresentazione di sk v lambda, irriducibile ovviamente, e su tutti gli n maggiori sarà l'indotta, la v lambda tensor 1. Quindi qua ci sono delle fantastiche regolette per sapere com'è fatta l'indotta. In particolare, la dimensione di questa rappresentazione è data da n su k, dimensione di v lambda. La dimensione di v lambda è data combinatoricamente da un prodotto scalare fra funzioni simmetriche o, per esempio, della formula degli uncini di Hooke. Comunque è un numeretto noto. Quindi possiamo non studiare tutte, proprio tutte le rappresentazioni, ma soltanto quelle in qualche modo finite, se uno vorrebbe dire di dimensione finita, ma diciamo finitamente generate. Cosa significa che una rappresentazione V è finitamente generata? Che esiste un insieme finito di elementi V1, Vn, appartenenti a V di Ni per diversi Ni, non necessariamente lo stesso, tale che la più piccola rappresentazione che li contiene tutti quanti N è proprio V. Quindi questa è la definizione finitamente generato, e Wiltshire-Gordon ha studiato questa categoria delle rappresentazioni dell'algebra F, della categoria F. Sostanzialmente dicendo queste cose, nel senso,
Se consideriamo le prime rappresentazioni, quelle indotte dai funtori di Schur P lambda, gli omomorfismi fra P lambda e una rappresentazione qualsiasi della nostra categoria F sono uguali agli omomorfismi fra V lambda e l'oggetto associato al VK, diciamo, quindi lo spazio vettoriale associato al numero K, come morfismi di rappresentazioni di SK. Quindi per queste particolari rappresentazioni P lambda riusciamo a controllare gli omomorfismi tramite una cosa ben nota, che sono le rappresentazioni di SK, di SN. Se uno considera soltanto le rappresentazioni finitamente generate, allora questa sottocategoria non è semisemplice, però ha buone proprietà, cioè esiste la filtrazione di Jordan Holder. In altre parole, ogni oggetto ha una, se considerate per ogni oggetto una filtrazione massimale e uno considera il suo graduato, ogni pezzo del graduato è semplice, irriducibile, e come dire, la proprietà di Jordan Holder è che questi pezzi irriducibili non dipendono dalla filtrazione massimale scelta. Quindi, diciamo, buone proprietà. I proiettivi indecomponibili, cioè che non possono essere scritti come somma diretta di due rappresentazioni, sono soltanto questi P lambda, al variare di lambda fra tutte le partizioni. Mentre ha descritto anche gli irriducibili, e questi sono di due tipi. Uno, le rappresentazioni di K che avevamo visto prima, ottenute come kernel della sequenza esatta ottenuta dal complesso di Kozul, questi kernel. E le altre sono le C lambda che abbiamo visto prima, semplicemente le indotte dalla rappresentazione V lambda di Sn. In questo caso, supponiamo lambda 1 maggiore di 1, perché se la partizione avesse lambda 1 uguale a 1, allora sarebbe una partizione data da una colonna, sostanzialmente, come Young Tableau. E quindi queste qua non sono più, uno le può definire per lambda uguale a 1, ma non sono più irriducibili, contengono queste di K. Quindi diciamo che non ci siamo, che questo lambda maggiore di 1 perché per lambda uguale a 1 ci sono queste altre, sostanzialmente associate a 1 alla K. Okay. E come ultimo risultato, che forse è il più interessante, se V è una rappresentazione finitamente generata, allora le sequenze delle dimensioni di Vn sono un polinomio per n maggiore o uguale di 0. Come si dimostra questa, una cosa del genere? Una volta che uno ha la proprietà di Jordan Holder, quindi può fare una filtrazione, considerare i quozienti successivi. Questi sono irriducibili, la dimensione non è nient'altro che la somma delle dimensioni, e quindi basta verificare che le dimensioni di dk e c lambda sono polinomiali in n. Ma le dimensioni di dk è questa qui, che è chiaramente un polinomio in n, di grado k-1. Mentre anche la dimensione dei C lambda sono polinomiali in N, perché sono N su K per, per un numeretto, quindi sono polinomiali di grado K. Mentre l'unico problema era sulla rappresentazione di 0. La rappresentazione di 0 non è esattamente polinomiale, perché ha dimensioni 1, 0, 0, 0, 0. Infatti è polinomiale solo per n strettamente positivi. E questo fa vedere perché
il teorema, questo qui, vale solo per n strettamente maggiore di 0 e non per n uguale a 0. Perché le formule non funzionano per n uguale a 0. Per studiare meglio queste rappresentazioni è utile introdurre una filtrazione per scheletri. Cosa significa? Dato V, uno può considerare una sottorappresentazione generata dai V con I al variare di I minore o uguale di K. Quindi da tutti gli oggetti che stanno prima di un determinato K. Questo qui è un sottoggetto di V, ovviamente, lo chiamiamo lo scheletro kappesimo di V. Sono contenuti uno dentro l'altro e questo fanno una filtrazione di. Facciamo qualche esempio per far capire. Ci sono domande? Interrompetemi pure se ci sono domande. Io intanto faccio l'esempio. Uno può considerare la rappresentazione P1, che non faceva nient'altro che associare a ogni n Q alla n. Q alla n è generato in grado 1. E quindi la filtrazione per scheletri è uguale a tutto quanto per k maggiore o uguale di 1 e 0 per k uguale a 0. Diciamo. Sostanzialmente questo perché ogni elemento di Q alla n è combinazione di lineare di elementi che contengono un solo indice, cioè combinazione lineare degli elementi ba di base e i, che sono immagine di qualcosa che viene da P1 di 1, sostanzialmente. Quindi questa filtrazione tiene conto di quanti indici servono per scrivere un determinato oggetto in Pn. Se invece quindi osservazione, il graduato primo di P1, non è nient'altro che P1 stesso, che non è semisemplice, perché avevamo visto che aveva un sottoggetto di 2 e un quoziente di 1. Mentre se consideriamo la rappresentazione di 2, essendo semplice, quindi non ha sottorappresentazioni, questa filtrazione è necessariamente banale. In particolare, secondo graduato è non banale. Questo perché D2 è generato dalle cose della forma i-j, e vedete che le forme, cioè i vettori della forma i-j, hanno due indici, e quindi questo è generato in grado 2. Se prendete le cose della forma EI-EJ, il variare di I e J in un insieme con un elemento e I e J diversi, non ottenete nulla. Quindi questo in grado 1 fa 0, P2 in grado 1 è proprio nullo. Mentre in grado 2 inizia a essere isomorfo a Q e quello là genera tutto. Quindi questa filtrazione, per quanto interessante, ha questo problema che una inclusione di D2 in P1, quando uno ne considera il graduato rispetto agli scheletri, ah, qua c'è un errore, questo deve essere lo scheletro, non F. Quando uno considera il graduato di I, questo diventa la mappa nulla, perché nel graduato 2 va da D2 in 0. Nel graduato 1 va da 0 in P1. E quindi qua perdiamo tantissima informazione tra I e il graduato di I. Però c'è questo lemma chiave che è utilissimo nella parte seguente. Cioè, data un'applicazione fra due morfismi di rappresentazioni da V in W, e supponiamo che V non abbia fattori di tipo D, cioè
uno prende una filtrazione massimale di V, fa il graduato associato e questi indecomponibili irriducibili che uno trova, questi oggetti semplici, possono essere o i DK o i C lambda. L'ipotesi è che compaiono solo i C lambda e non i DK. Allora uno ottiene che il graduato di V è semisemplice, cosa che vedete con P1 non succede, e che le mappe F graduato di F sono sostanzialmente analoghe, cioè hanno lo stesso rango sugli oggetti. Queste qui saranno due proprietà estremamente importanti che ci permetteranno dopo di fare delle utili calcoli, cioè passare dalla comologia al graduato, dalla comologia senza problemi. Quindi questo è il lemma chiave su cui volevo focalizzarmi in questa prima parte di seminario, in cui racconto la teoria delle rappresentazioni di F. Diciamo che sono pochi i teoremi che legano F, cioè il rango di F al rango del graduato. È sempre una cosa un po' difficile da relazionare. Per concludere, dico cos'altro si sa su questa categoria F, e cioè come costruire risoluzioni proiettive. Questi oggetti indecomponibili, irriducibili C lambda, per lambda partizione di K, hanno una risoluzione abbastanza esplicita di K passi, dove si usano le somme dirette dei proiettivi che avevo definito prima, Pmu, e questi recenti risultati forniscono questi coefficienti della molteplicità di Pmu nella risoluzione di C lambda. E questa risoluzione è minimale, nel senso ogni altra risoluzione contiene questa. E questi coefficienti si possono ottenere combinatoricamente grazie a questa formula, cioè la molteplicità di una funzione di Schur all'interno di un prodotto pletistico tra quest'altra funzione di Schur e L. Allora, i primi qua stanno semplicemente per dire la partizione deve essere trasposta, sia mu che lambda, ed L è una funzione simmetrica famosa, che è quella associata al, cioè che è il carattere dell'algebra di Lie libera, sostanzialmente. E quindi questa formuletta permette di costruire queste risoluzioni proiettive. Un esempio è se uno considera C4, cioè la partizione di 4 data da un unico blocco, questa qui si risolve nel seguente modo, e questa risoluzione, per esempio, può far computare quanto fa ext 1, per esempio fra C4 e C2, e questo qui è non banale. Quindi una cosa che sarebbe interessante studiare, che per ora non è stata mai trattata, è come sono fatti gli ext fra questi irriducibili. Quindi qua finisce la prima parte di teoria delle rappresentazioni della categoria F. Passiamo un po' alla parte più topologica. Quindi se qualcuno si è perso in tutta questa teoria delle rappresentazioni, adesso può riprendere il filo con la topologia. Quindi sia X uno spazio topologico, uno può definire lo spazio di configurazione ordinate di n punti in X, cioè il sottospazio di X prodotto con se stesso n volte, quindi delle n-uple di punti in X, del sottospazio descritto da queste equazioni P diverso da Pj, cioè sono le n-uple di punti distinti.
esempi, se uno prende come x S1, il cerchio, lo spazio di configurazione non è nient'altro che il prodotto di S1 con Rn-1 e ha n-1 fattoriali componenti connesse. Se uno invece considera lo spazio di configurazione di n punti su R2 o C, questo qui non è nient'altro che l'arrangiamento di iperpiani, il complementare dell'arrangiamento di iperpiani di tipo AN-1. E per esempio la cohomologia di questo oggetto è ben nota. Lo studio più interessante, almeno lo studio più facile che si può fare, è supporre che X non sia soltanto uno spazio topologico, ma una manifold, quindi liscia. Allora, i primi teoremi ci dicono che se M è una manifold senza bordo, quindi equazione ottima, abbiamo una mappa dallo spazio di configurazione di n punti nello spazio di configurazione di n-1 punti. In questa mappa non è nient'altro, mi dimentico dell'ultimo punto. Il teorema è che questa mappa è una fibrazione, come uno si potrebbe aspettare, e la fibra è esattamente la manifold M a cui sono stati tolti gli n-1 punti. Quindi appena uno ha una fibrazione, c'è una sequenza esatta dei gruppi fondamentali, dei gruppi di omotopia superiori, e uno come corollario può ottenere che se S è una superficie diversa dalla sfera del proiettivo, allora lo spazio di configurazioni di n punti su S è uno spazio KP1. Questo è semplice perché uno usa questa sequenza per il passo induttivo e per il passo base si accorge che l'ipotesi è che S deve essere diversa da questi due. Quindi segue facilmente dal teorema. Nonostante, come dire, i gruppi di omotopia di questi siano estremamente facili, i gruppi di cohomologia sono molto più complicati. Una tecnica per studiarle è che se la manifold è non compatta, quindi non è chiusa, uno si può aspettare questo M tipo R2, allora questa fibrazione ha una sezione. E questa sezione è data semplicemente da riaggiungo l'ultimo punto all'infinito, cioè abbastanza distante. Questo qui è un esempio della sezione dallo spazio di configurazioni di tre punti in quello di quattro punti su una sulla manifold aperta che uno può pensare la superficie di genere 2, cioè la superficie con due buchi a cui è stato rimosso un punto, quindi questo qui è aperto, non è una manifold con bordo. Quindi questa qui è una sezione, ma per manifold chiuse questa cosa non si può fare, perché uno non sa dove rimettere il quarto punto, perché non si può fare una scelta continua evitando che coincida con i primi tre. Questo è il problema. Un altro teorema è che se M è una manifold di dimensione pari, allora la caratteristica di Euler di questi spazi di configurazioni è nota. In particolare c'è questa magnifica scrittura della sua funzione generatrice esponenziale, che non è nient'altro che 1 più U ha la caratteristica di M. Questo qui è anche abbastanza recente come teorema. Adesso veniamo al caso delle superfici chiuse, cioè delle manifold chiuse. In particolare siamo interessati al caso in cui la caratteristica di Euler è nulla, della DN. Questo perché
equivalente a dire che esiste un campo vettoriale mai nullo su M. E il teorema di Ellenberg e Wiltshire-Gordon dice che la sequenza e le dimensioni della comologia iesima dello spazio di configurazione di n punti su n, allora è polinomiale in n per ogni n maggiore o uguale di 0. Inoltre, se M ha due campi vettoriali linearmente indipendenti, quindi un campo vettoriale linearmente indipendente da se stesso significa mai nullo. Se uno ne prende due linearmente indipendenti, allora non stiamo parlando del nulla. Se uno ha una varietà complessa con caratteristica di Eulero 0, allora rientra in questo caso. E cosa ci dice il loro teorema? È che se uno prende la somma diretta su tutti gli n delle comologie di questi spazi, è una rappresentazione della categoria F, quindi degli insiemi finiti. Adesso provo a darvi un attimo l'idea di perché valgono questi risultati. Allora, qua prendiamo come esempio una curva ellittica, cioè S1 per S1, un toro, e consideriamo una mappa fra l'insieme 1, 4 e l'insieme 1, 3, quindi di 4 elementi e di 3 elementi, definita che manda l'1 in 1 e 2, 3, 4 li manda in 2. Questa qui non è né iniettiva né suriettiva. Allora, l'idea della loro dimostrazione è che uno, dati tre punti sulla manifold, grazie a questi due campi vettoriali linearmente indipendenti, riesce a immergerci un dischetto, trovare in maniera canonica un R2 immerso nella manifold. Quindi cosa uno scusa, può fare? Roberto, scusa, puoi rispiegare questa cosa, questo R2, cioè non ho capito questo R2 canonico. Cioè, uno, avendo il punto della configurazione, questa qui è una configurazione di tre punti, un punto pensa al centro del cerchio viola, uno del il centro del cerchio verde, l'altro il centro del cerchio rosso. Questa è una configurazione di tre punti sul toro. Adesso uno vuole trovare un dischetto qua attorno in maniera continua. E come fa a trovare il disco? Utilizzando i due campi vettoriali non nulli. Perché quindi ha due vettori e questo definiscono, almeno localmente, una piccola pallina isomorfa. Ma siamo per superfici? Sì, ma se è dimensione maggiore riesce comunque a trovare, grazie a questi due campi vettoriali, un R2. Non sarà un aperto. Ah, va bene, ho capito, grazie. Quindi, come se uno ha una mappa del genere, può sostituire a il punto viola tanti punti quanti quelli nella controimmagine, piazzandoli arbitrariamente all'interno di questo cerchietto viola, in questo modo. E così il viola rimane un punto, il rosso diventa tre punti e il verde diventa zero punti, quindi sparisce. Questo è, come dire, un funtore controvariante della categoria degli insiemi finiti, quindi dalla categoria F, nella categoria degli spazi topologici a meno di omotopia, perché il punto è che questa costruzione a meno di omotopia non dipende dalle scelte fatte.
E quindi applicando il funtore di coomologia, che è, che è controvariante e invariante per omotopia, ottiene un funtore covariante da F nei Q spazi vettoriali, in questo caso, perché abbiamo preso il coefficiente in Q. Quindi questa è la costruzione. La costruzione si può fare anche se uno ha un unico campo vettoriale, però a quel punto riesce a embeddare soltanto un piccolo segmento, non un disco, e sul segmento importa in che ordine uno piazza i punti. Cioè questi tre sarebbe rilevante in che ordine uno piazza F2, F3, F4. E quindi per le nostre costruzioni, che non ci ricordiamo in che ordine stanno gli elementi della fibra, allora ci servono due campi linearmente indipendenti. Adesso veniamo alla parte del modello algebrico. Diciamo che nel caso in cui M sia una varietà liscia proiettiva, c'è un modello chiamato modello di Kriz che computa la coomologia, cioè non è nient'altro che un'algebra con un differenziale la cui coomologia coincide con la coomologia dello spazio di configurazione di n punti su m. Questa algebra è data per generatori e relazioni, cioè se fissiamo una base della coomologia di m, è generata dagli xi al variare di x in questa base fissata e al variare dell'indice da 1 a n. Questo qui è sostanzialmente è un generatore della coomologia del prodotto di m con se stesso n volte, mentre degli altri generatori sono g, i, j al variare di i minore di j da 1 a n, e queste qui rappresentano, come dire, il divisore che abbiamo tolto in cui il punto iesimo è uguale al punto jiesimo. Quindi questa è l'idea che ci sta dietro. Sono in grado, uno al grado di x 0, l'altro 0, grado di meno 1. Questa algebra è bigraduata. Ci sono delle relazioni che valgono in quest'algebra, cioè xi meno xj, gj uguale a 0. Questa qua sostanzialmente perché se uno guarda lungo il divisore punto iesimo uguale punto jiesimo, imporre i uguale a qualcosa è come imporre j uguale alla stessa cosa. Spiega un po' il perché valga intuitivamente questa relazione, mentre la seconda è una famosa relazione dovuta ad Arnold, ed è definita così. Il differenziale ha bigrado d 1 meno d, quindi ha grado totale più 1, ed è nullo sui generatori di tipo xi, e sui generatori g, j non è nient'altro che la classe fondamentale della diagonale nelle coordinate i e j. Quindi geometricamente ha un significato ed è facile da descrivere. In generale uno potrebbe omettere che questa sia una varietà complessa, però otterrebbe non un modello, non un'algebra con un differenziale, ma otterrebbe una sequenza spettrale. E soltanto l'esistenza della struttura di varietà complessa gli garantisce, tramite la teoria di Hodge, che questa sequenza spettrale degeneri alla seconda pagina e quindi che computi davvero la coomologia. Quindi noi usiamo che sia una varietà proiettiva liscia, liscia è necessario, ma se uno non avesse una varietà complessa, potrebbe accontentarsi a corrispondente sequenza spettrale. In generale
cioè, la sequenza spettrale è sempre definita per qualunque varietà, ma non è detto che... non è detto che degeneri alla seconda pagina. Esatto, sì. Sì, sì. E, se abbiamo che la caratteristica di O'Lear di M è 0, allora possiamo fare la seguente costruzione. Cioè, è l'analogo di questa qui, ma fatta direttamente sul modello, quindi in maniera puramente algebrica. E uno definisce, data una mappa F da N in M, XI viene mandato in X dell'indice corrispondente, mentre il generatore G, J viene mandato se FD uguale FDJ, questo non ce l'abbiamo definito il corrispondente, quindi lo mandiamo in 0. Se sono diversi, uno lo manda nel corrispondente. Bisogna far vedere che questo commuti col differenziale ed è un semplice conto, visto che lo faccio solo nel caso in cui FI è uguale a FJ. Il differenziale di F lower star e il differenziale di 0 fa 0. Mentre se uno fa la F lower star del differenziale, questo avevamo detto che faceva la classe fondamentale della, la classe della diagonale nei coordinati I e J, quando applica F lower star F di I diventa uguale a F di J, quindi questo qui non diventa nient'altro che un multiplo della classe fondamentale di M, cioè un multiplo, e questo coefficiente è esattamente la caratteristica dell'O'Lear di M. Quindi questo è il motivo topologico per cui, cioè, questo invariante topologico compare in questo momento, e per avere l'uguaglianza che il differenziale commuti con F, si deve avere che questa cosa qui a destra è 0. Questo qui si ha o quando la classe fondamentale di M è nulla, quindi per esempio varietà aperte, come nell'esempio prima in cui riuscivamo a trovare una sezione, oppure quando la caratteristica di O'Lear è 0, e quindi i campi vettoriali. Sotto questa ipotesi, allora il modello di Kriz diventa una rappresentazione di F. Questa è l'idea. Quindi adesso, per comodità, ci restringiamo al caso di epsilon una curva ellittica, cioè topologicamente S1 per S1, ma l'esistenza di una struttura di varietà liscia proiettiva ci garantisce che il modello di Kriz dà la comologia. E quindi uno può guardare la prima colonna del nostro modello. La prima colonna non è nient'altro che l'algebra di Orlik-Solomon per l'arrangiamento di tipo AN. Quindi è ben nota. In particolare è noto che il grado top, quindi il grado più alto, che in questo caso è 0n-1, come rappresentazione del gruppo simmetrico è l'indotta dal gruppo ciclico su n elementi, in tutto il gruppo simmetrico su n elementi, di una rappresentazione data da una radice n-esima primitiva dell'unità, di una rappresentazione fedele di Cn, e non dipende dalla scelta. Si sa anche una base di questi oggetti, che sono gli alberi discendenti su n vertici con n-1 edge, quindi connessi sostanzialmente, alberi connessi e discendenti. Si riesce a descrivere l'azione del gruppo simmetrico sul modello di Kriz nel seguente modo, cioè i primi risultati, quello scritto qua sopra, risalgono agli anni 80, mentre l'enunciato per il modello in generale è più recente. E sostanzialmente uno, usando la formula qua in alto assieme al lemma di Briscorn, e poi tenendo conto che c'è anche la cosmologia dello spazio ambiente epsilon, riesce a decomporre
il pezzo del modello in grado PQ come somma di indotte. La somma è fatta su tutte le lambda partizioni di n con al più n-q blocchi. Queste lambda sono partizioni labellate, cioè fissiamo una base della coomologia di S1 per S1, che chiamerò 1x, y, xy. Questa è una base della coomologia. Ogni blocco di lambda, quindi immaginiamo ogni riga del tableau, la labelliamo con uno di questi. Questa è una partizione labellata e il peso di questa del label non è nient'altro che la somma del grado, quindi 1 è in grado 0, x e y sono in grado 1, xy è in grado 2. E quindi la somma deve fare esattamente P. E poi compare la solita indotta, questa è una generalizzazione di Cn, dipende da lambda, non sto a descriverlo, e questo è sempre un carattere unidimensionale di z lambda. Comunque è tutto molto esplicito. E in base alla... se uno vuole, una base additiva di questa rappresentazione è data dalle foreste su n vertici fatte in un certo modo, cioè con decorazioni e con n-q componenti connesse. Questa è l'idea. Un facile conto ci dice che se nel nostro caso, quindi, però la cosa importante è che m sia dimensione pari, la rappresentazione segno compare soltanto nella prima riga, non può comparire in tutto il resto del modello. E quindi, visto che la rappresentazione segno è associata alle rappresentazioni irriducibili di tipo DK della categoria F, si ottiene come corollario che i fattori di composition factor di quest'algebra, del modello in grado PQ, sono tutti della forma C lambda per qualche lambda. Questi lambda sono gli irriducibili che comparivano prima, sono gli irriducibili che compaiono qui. Ma non è importante. Non abbiamo i DK per Q maggiore di 0. E quindi questo ci dice che il graduato, secondo la filtrazione degli scheletri, è proprio la somma diretta di queste rappresentazioni qui. Un graduato ennesimo. Questo qui, inoltre, per il lemma che vi avevo fatto notare prima, il differenziale e il graduato del differenziale hanno lo stesso rango e quindi il graduato della coomologia è isomorfo alla coomologia del graduato. Questo permette tantissimo di semplificare i conti sul modello di Kriz. Per dare un esempio concreto di come si fanno i conti, se prima il differenziale di GJ era la classe della diagonale, che non è nient'altro che XI, YI, è data a quattro termini, quando uno ne fa il graduato, vi ricordo che IJ sono due indici, quindi questo qua inizia a comparire dal due scheletro, diciamo, e soltanto nel due scheletro. Anche XI, YJ ha due indici, e quindi compare dal due scheletro in poi, e anche quelli con gli indici scambiati. Mentre le forme XYY e XJYJ hanno un solo indice, e quindi questi qua fanno parte dell'uno scheletro. Sono un po' detto in termini non precisi, però l'idea è questa, e quindi quando uno passa al graduato, tutto quello che dipende da meno indici sparisce. E quindi adesso il graduato del differenziale è semplicemente questo qua, si semplifica. Inoltre uno può controllare che il graduato di quest'algebra è 0 per valori di n molto piccoli, cioè
molto piccoli rispetto a P e Q oppure troppo grandi rispetto a P e Q. Questo intuitivamente perché una base qua è data dalle foreste su n vertici con Q edge, e quindi non ci sono foreste se Q è troppo grosso, oppure in quel caso le foreste hanno questo numero di componenti connesse, io sto labellando le componenti connesse, e quindi la somma dei gradi non può essere troppo grossa, al più 2 volte il numero di componenti connesse. Oppure viceversa, se n è maggiore di 2q più p, allora in queste foreste ci sarà un vertice singolo non labellato, cioè labellato con 1, e questo qui dice che il corrispondente monomio veniva dal graduato precedente, e quindi sparisce in questo senso. Vabbè, comunque, come corollario ci permette di comporre la coomologia come somma dirette di indotte. Di altre coomologie, quindi diciamo risolve, diminuisce la dimensione del problema, ma non lo risolve completamente. Cosa succede per Q uguale a 0? Per Q uguale a 0 abbiamo una descrizione completamente esplicita di quali sono le rappresentazioni che compaiono, sia come rappresentazione gruppo simmetrico, sia come rappresentazione a categoria F. Quindi il fatto che abbiamo quasi escluso il Q uguale a 0 non è importante perché in questo caso è noto. Qua vi ricordo un lemma molto noto, cioè che probabilmente avete visto da qualche parte, cioè se avete una funzione dai naturali positivi nei naturali non negativi, che sia polinomiale, cioè un polinomio a coefficienti razionali, allora, siccome assume valori interi sugli interi, si deve scrivere come combinazione lineare di binomiali per dei coefficienti AI interi e unici. In particolare, se uno prende come manifold S3, allora l'H2 dello spazio di configurazione di n punti su S3 si può vedere che nella sequenza spettrale compare solo nella posizione 0,2, quindi soltanto con Q maggiore di 0, e che l'H2 è isomorfo alla rappresentazione di 3. Quindi in particolare il lemma che non ci sono le rappresentazioni di non è vero per M uguale S3. Infatti, M ha dimensioni dispari, non pari. E se uno va a vedere la sequenza delle dimensioni, è una sequenza che mappa interi in interi, ovviamente, è polinomiale per il teorema precedente di Wiltshire-Gordon, ma si scrive come somma di binomiali con anche coefficienti negativi, n su 2 meno n su 1 più n su 0. Quindi l'ultimo corollario è che nel nostro caso, quindi dimensione pari, si scrive come somma, ci sono soltanto C lambda e questi si scrivono come somma di binomiali a coefficienti positivi, semplicemente perché sono le dimensioni di quei di coomologia di alcuni pezzi del graduato. Quindi questo è un risultato interessante su come si comportano i numeri di Betti, non solo sono polinomiali da n in po da 0 in da 1 in poi, ma hanno questo tipo di crescita. Grazie all'aiuto di un software, in Sage, sono riuscito a computare nel spazio di configurazione sul Tor di n punti i primi numeri di Betti. Ovviamente li ho computati i primi numeri di Betti per n, mi sembra fino a 7 o 8 al massimo. Però questo fornisce un risultato per ogni n perché sappiamo che sono polinomiali e ne sappiamo il grado. Quindi con una semplice interpolazione uno può ottenere queste formule per i primi 5 numeri di Betti. In più, l'ultimo risultato che vi voglio annunciare è che il k-esimo numero di Betti cresce come un binomiale
quindi come un polinomio di grado 2k meno 2, e il coefficiente qua davanti è almeno questo binomiale qui. Come la congettura che ho fatto è che questo coefficiente è esattamente uguale a quel binomiale, però non sono riuscito a dimostrarlo. L'idea è che usando la teoria delle rappresentazioni uno ha che in base al graduato sa con quale potenza il polinomio cresce. Quindi il primo risultato non noto è che il coefficiente di grado 2k è nullo. Il pezzo che cresce come un polinomio di grado 2k meno 1 è nullo anch'esso. Quindi questi sono i primi due enunciati del teorema quando vi dico che cresce come un polinomio di grado 2k meno 2. Cioè prima era noto che cresceva al più come un polinomio di grado 2k, ma ora ho determinato che esattamente non è 2k, non è 2k meno 1, ma è un polinomio di grado esattamente 2k meno 2. E tutta la cohomologia della sequenza spettrale è concentrata in posizione 2k meno 2. Quindi sulla seconda colonna quasi in cima, in posizione k meno 2. Ho fatto vedere che contiene questa rappresentazione, C lambda con questo lambda, e quindi questo numeretto qui non è nient'altro che la dimensione di questa rappresentazione. Quello che non sono riuscito a fare, che è un problema aperto, è dimostrare che questa è l'unica cosa che compare lì dentro. E con questo ho finito. Ci sono domande, commenti? Io volevo chiedere se si sa qualcosa sulla funzione generatrice che conta i numeri di Betti, diciamo, di tutti gli spazi di configurazione, se è razionale, se sa qualcosa. Ora, non si sa molto. Credo che i risultati su fatto che i numeri di Betti siano polinomiali dovrebbe implicare qualcosa sulla razionalità, però non credo non si sappia praticamente nulla di esempi anche semplici di quanto siano questi numeri, nel senso si sa per pochissimi spazi quanti sono questi per Rn, insomma si sa, però per Rn si sa perché è essenzialmente Goreschi-McPherson e la generazione di arrangiamenti di iperpiani a arrangiamento di sottospazi, sostanzialmente. Quindi si sanno per quel motivo, per Rn. Ma appena si va su manifold compatte non si sa quasi nulla. Cioè si sa di più in cose non compatte, la stabilità, su come crescono, su se rimuovo un punto cosa succede, ma i casi più difficili sono sulle manifold compatte. Certo, sì, sì. Ulteriori domande? Allora, credo che possiamo ringraziare di nuovo Roberto. Augurarci buone feste, credo. Buon isolamento, quello che verrà. Sicuramente. Ci vediamo l'anno nuovo. Bene. Grazie, ciao. Buona serata. Ciao.